Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La stampa sportiva italiana oggi in edicola si sofferma sulla sfida di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria, valida per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Montella è a caccia della prima vittoria stagionale dopo il rocambolesco pareggio contro l'Atalanta. Al Franchi sono attesi circa 35.000 tifosi per spingere Chiesa e compagni verso un successo che in casa Gigliata manca ormai da troppo tempo. Per quanto riguarda invece gli avversari, Di Francesco dovrebbe fare a meno di Fabio Quagliarella in attacco a causa di un problema muscolare. Al suo posto potrebbe partire tra i titolari Gianluca Caprari in coppia con Manolo Gabbiadini. Montella invece dovrebbe tornare al 4-3-3 visto nelle prime giornate di campionato, con Vlahovic al centro dell'attacco sostenuto da Chiesa e Ribéry. Centrocampo consueto con Badeli, Pulgar e Castrovilli e difesa tipo con l'unica eccezione a sinistra. Infatti dovrebbe osservare un turno di riposo d'Albert per far scalare l'esperto Caceres sull'esterno. Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.